Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di EasyHarp. Allora, scala semplice, adatta veramente a tutti, anche a chi ha appena iniziato. Scala pentatonica maggiore, prima posizione, ottava centrale, tutte note naturali, senza bending. L'unica cosa è riuscire a centrare il foro singolo, quindi se sei proprio inizio, insomma, ma vai magari a guardarti il video dove ti spiegavo l'imboccatura puckering, come centrare il foro singolo. Ma una volta che tu, per centrare le note, dal 4 al 7, la prima scala che io ti invito a imparare è la scala naturale maggiore dell'armonica. Io ho un'armonica in tonalità di Do, diatonica di C-fore in Do, dal 4 al 7 tutte le note della scala naturale maggiore. 4 soffia aspira, 5 soffia aspira, 6 soffia aspira, 7 aspira soffia. Ottimo esercizio, bene, ma per improvvisare così, no? Liberamente, come stavo facendo io su questa backing track che vi linko sotto in descrizione, country, backing track, slow ballad in C. Ok, quindi un pezzo in Do maggiore, una ballad rilassata in Do maggiore. Sì, le note della scala naturale maggiore funzionano, ma usa la pentatonica maggiore e vedrai che sarai sempre, quasi praticamente sempre intonato, ovvero le tue frasi suoneranno sempre giuste, quindi tu hai uno strumento potentissimo per l'improvvisazione, per l'esplorazione. Chiaramente scegliti una backing track tipo questa, quindi senza cose strane, molto relax, lo senti tonale, no? Allora, la scala è semplice: anziché suonare tutte le note della scala naturale maggiore dell'armonica in sequenza, quindi ancora meno note, in sequenza abbiamo 4 soffiato, 4 aspirato, 5 soffiato, non aspiriamo nel 5, andiamo direttamente al 6, soffia e aspira. Non aspiriamo nel 7 e soffiamo direttamente nel 7. Quindi soffio 4, aspiro 4, soffio 5, soffio 6, aspiro 6, soffio 7. E chiaramente la posso suonare in senso inverso. Semplicemente non devi aspirare nel 5 e aspirare nel 7. Allora io prendo questa scala, facile, ok, torno sulla backing track di prima, metto su due fettini e comincio a suonarci sopra, ok? Dal 4. E senti che l'effetto è subito molto rassicurante e piacevole, ok? Quindi ti senti che stai suonando delle note giuste e che stanno sempre bene. Questo è il potere della musica, ok? Eravamo tutti intonati e quindi ti viene più voglia di osare, di provare delle soluzioni, no? Una volta che hai memorizzato il percorso, inizia a muoverti, anche solo poche note alla volta. Esplora di questi quattro fori i movimenti tipici. Non sono infiniti i movimenti, ma sono veramente infinite le possibilità che tu puoi creare divertendoti a suonare su una backing track tipo questa. Ok? Due dritte, pentatonica maggiore, prima posizione, ottava centrale. Prendila, falla tua e divertiti a suonare sopra a musica. Ragazzi, io mi lascio andare.